Io non lo so che cosa sia accaduto in Ohio versus MIOIO, forse un errore, forse un nuovo metodo di comunicare, ma a un giorno dalla release delle informazioni del nuovo banner 4.4 hanno già rilasciato online e in gioco la seconda fase di Shao e Yemiko. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video, totalmente inaspettato, che non avevo minimamente pianificato, l'unico giorno in cui vado dal dottore, ovviamente, informazioni importanti, ma apparentemente hanno già messo anche in gioco le informazioni della fase 2, quindi il prossimo banner, quello di Yemiko e Shao, e relative armi, sia sul Ohio Lab e il sito, sia sul gioco. E possiamo già vederne anche i 4 stelle, andando forse a rompere quello che è sempre stato il 2 giorni prima della release, vi mettiamo i nuovi personaggi, i personaggi 4 stelle, bla bla bla. Togliendo quella forma di sensazionalismo che hanno sempre messo, un po' forse per cercare di dare un po' più di trasparenza per chi accumula e per chi vuole pianificare, un po' forse per errore, non lo so, potremmo parlarne un'ora, però andiamo a vederli un pochettino nello specifico, in modo tale da farci anche un'idea di quello che si potrebbe fare nel banner di domani, quindi quali potrebbero essere le scelte nel pool, non pool, Shaiyun o Naida. Trovate qua in alto a destra tutta l'analisi e le build aggiornate di quel banner lì, con le armi anche relative, o vedere se pullare domani o se saltare, se c'è qualcosa che preferite prendere qui, oppure saltare a cuor leggero questo banner, cosa che io personalmente farei per quanto mi riguarda, e andare a quello dopo. Quindi, il personaggio 5 stelle sapevamo già fossero da una parte Shao, dall'altra Yemiko. Personaggi che comunque sono già tornati con una certa caoticità e quindi non è una roba nuova o ci sono personaggi nuovi. Nei 4 stelle, prima o poi raga, devono arrivare. Shiyan prima o poi doveva arrivare. Abbiamo Shiyan, abbiamo Ningguang e abbiamo Yao Yao. Ora, andando a fare un'analisi così veloce, abbastanza rapida, di quello che sono questi due banner, avremo da una parte per l'appunto uno Shao che in prospettiva anche di quello che potrebbe essere la pool di Faruzan e Shaiyun potrebbe sicuramente avere un valore, questo è indubbio, c'è magari gente che adesso pulla su Shaiyun e su Faruzan in prospettiva di prendersi il suo primo Shao o più copie del suo Shao, magari lo amate, e dall'altra parte una Yemiko che è cambiata nel tempo grazie all'inserimento del Golden e di alcune comp e pensati artefatti che le permettono assieme a Fischl di essere più efficiente e di cambiare anche un pochettino quella staticità da due Gladiator, due Thundering che spesso la rilegava a un ruolo unico. 4 stelle, Shaiyun, il cui purtroppo ruolo ancora adesso è un mistero anche per gli sviluppatori, personaggio che esteticamente io amo, a dei livelli fotonici, ma che da giocare, da rendere giocabile, è una fatica incredibile per me, per quanto riguarda chiaramente sempre l'endgame, giocare così chiaramente va. Ningguang, che con il nuovo set, effettivamente, grazie anche alla questione della cristallizzazione, ha riavuto un po' di senso e può essere di nuovo presa e amata da chi magari l'aveva accantonata per un pochino. E una Yao Yao che è un sempreverde, personaggio utile sicuramente anche per nuovi player, che possiamo giocarci in team comp con il doppio dendro e dove serve dell'healer di quel elemento. Seguito poi per l'appunto alle armi con Incarnazione Divina e il Kaguras che sono comunque due armi interessanti, probabilmente migliore questo banner army rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento. Per quanto riguarda le 4 stelle, monocorda, Wizzit che ha un sacco di valore, Lion Solar che è migliorata nel tempo, Pavonius Lance sempre verde e una Lytic che per me può essere anche velocemente lasciata lì. Ma bando alle ciance, questa breve analisi con veramente io con la mascella giù perché non mi aspettavo sinceramente di fare questo video, andiamo a vedere passo per passo ogni personaggio, le build aggiornate e le armi su chi possono essere utilizzate. Partiamo con il nostro amato Shao, personaggio DPS 5 stelle a Nemo, molto versatile nelle team comp, che aveva la prerogativa del gameplay del plunge attack, dell'alto verso l'alto, con l'uso per l'appunto della barra spaziatrice se usavate la tastiera. E adesso non è più quella unicità, grazie all'arrivo di Shaiyun, che va a inserire una meccanica di plunge attack anche su altri personaggi, ma potrebbero workare sinergia e potremmo vederne delle belle, quindi potrebbe essere un personaggio interessante anche a seguito del pool di Shaiyun, come vi dicevo prima in analisi preliminare. Oggi è abbastanza semplice da buildare, ha il suo set che gli è stato introdotto più avanti nel gioco, che è il vermiglio, se no altrimenti si andava
sui due gladiator, due Viridescent per incrementare sia l'attacco sia il danno a Nemo. Vermilio bellissimo perché gli aumenta l'attacco, e in più dopo che usa il tripudio gli aumenta l'attacco, in più quando gli diminuisce la vita e nella sua burst gli fa proprio diminuire la vita, gli aumenta ulteriormente l'attacco, quindi è proprio disegnato per lui. E andiamo di attacco percentuale a Nemo damage bonus e tasso critico danno critico che si mette con according to l'arma, arma che la sua è la migliore, quindi normalmente la migliore, guardate, la sua e la Oma sono le due che io onestamente consiglierei come le due migliori. Una perché gli dà tasso critico e aumenta l'attacco, la Oma gli dà un danno critico senza senso e gli permette di avere anche del danno attacco, il bonus dell'attacco in base ai suoi PS, anche se non sono pompati, comunque un valore che può essere utile. Si può, volendo, giocare altre armi tipo la Quiller per la questione dell'attacco base o la lancia addosso celeste per la ricarica e il critico e la velocità di attacco normale per cercare di incrementare più velocemente, ma questo è un discorso simile alla Favonius che entra in fase di burst. No, 4 stelle, si cerca o la lancia del duello del pass oppure si va sulla Blackleaf, che io in questo momento non ho perché non ho preso dallo shop, che invece va sul danno critico. Un'alternativa, al di là dell'attacco percentuale che potete trovare, dalla pinna frangionde a altre alternative che possono andare su di lui, mi sento di dirvi che il pennacchio bianco, se avete preso nelle ceste lui e non l'avete rotto come ho fatto io e l'avete R5, sia una buona alternativa per il tasso critico e l'aumento dell'attacco normale del 24%, che chiaramente aumenta in base a quanto viene raffinata. Personaggio che ha delle comp molto versatili grazie al punto di essere un personaggio di tipo Anemo, quindi i team si vanno a creare attorno a lui, perché a farlo suire lo potete mettere con Faruzan, assolutamente, se ve lo state chiedendo, con Faruzan C6 o con Faruzan meno di C6, lo potete unire a Bennett e gente con scudi, se avete bisogno della ricarica di vita o semplicemente di essere sicuri quando andate a fare i plunge attack di avere uno scudo, ma lo potete giocare anche con Furina, lo potete giocare veramente in quasi qualunque comp, che sia Idro, che sia Piro, ma che sia anche di altri elementi, andando per l'appunto a valorizzare quelli che sono i suoi sphere e i danni elementari aggiuntivi. Vi direi che non è che ci sia molto di più da dire, se non, se vi piace, se lo stile di gioco vi piace, potrebbe essere un personaggio che vi aiuta e che vi aiuta parecchio ora, principalmente grazie al ritorno del plunge e al ritorno degli Anemo in auge, grazie per l'appunto a Shayumi. L'altro personaggio in rate up è Yaemiko. L'altro personaggio in rate up è Yaemiko. Yaemiko che è cambiata profondamente negli anni. Personaggio 5 stelle, elettro, che utilizza i catalyst, che adesso la possiamo giocare tendenzialmente in due fasi. Una fase più generica sfrutta al massimo i danni del Golden Troop. Dall'altra invece un po' più andare a vedere le reazioni, tra cui appunto Aggravate, con un Guided. Personalmente io l'ho giocata e l'ho rimessa tutta con la compagnia dorata per aumentare cosa? I danni d'abilità elementale, e per aumentare i danni d'abilità elementare ulteriormente del 25%. Inoltre, quando il personaggio non è in campo, tali danni aumentano del 25% per far sì che appunto i suoi fulmini facciano ancora più danno. Una build che ormai è quasi classica, anche se possiamo avere una variante, specialmente per il costo alto della sua burst, che come possiamo vedere va sui 90, quindi abbiamo bisogno di una ricarica di energia superiore, io dico 180, siete a posto. Potremmo mettere o attacco percentuale, se abbiamo abbastanza ER o ER sulla send, danno elettro e poi il tasso critico o danno critico in base all'arma che andremo a mettere. Agoras Verity, arma estremamente valida, la migliore chiaramente per lei, la signature weapon, che purtroppo io non ho, che va in critical damage e in più dopo aver usato la nostra abilità elementare e fai del danno d'abilità elementale, incrementa il danno di quest'ultima del 12% per 16 secondi, stacca 3 volte, quindi va proprio a valorizzare quei fulmini, ma che può essere cambiata e utilizzata anche con, per dirvi, se volessimo andare un po' più diretti verso il danno e i danni elementali in generale che lo Skyward Atlas può dare, un Whitsitt che troviamo in rate up in questo banner, inoltre assieme a il Kagura, che ci permette di andare a fare dei danni da critico, e uno di questi tre che va bene comunque perché o è l'attacco percentuale o è il danno elementale oppure la maestria aumentata, e spesso comunque lei la giochiamo in team dove la maestria può andare a influire su delle reazioni trasformative, parte l'additiva del Guided, ma quello è un altro discorso. E abbiamo anche
volendo, uno dei personaggi su cui forse il Solar Pearl può workare di più grazie alla sua versatilità del suo kit, che può essere per l'appunto utilizzato grazie al tasso critico. I colpi d'attacco normale aumentano i danni d'abilità elementale, tripudio elementale e viceversa, quindi vi permette comunque di boostarvi il vostro danno. C'è un'altra arma che io non ho e che non ho elencato, che è la Kushin Ring, che va in ricarica di energia e vi permette per l'appunto di fare, dopo che avete fatto del danno elementale elettro, i membri dello stesso tipo guadagnano un 10% di danno elementale bonus per 6 secondi. E ovviamente questo bonus non può staccare da free to play. È una buona arma. Poi ovvio ragazzi, dovete metterci del tasso critico con l'origine dei venti sacri, dovete metterci un Memory of Dust, potete giocargli armi che vanno in attacco percentuale, Mappa Mare, Blackleaf, Codex, a voglia. Cioè possiamo andare sulle chiaramente statistiche, però quelle che vi ho elencato secondo me sono le migliori per lei. C'è un'altra alternativa, può essere giocata come vi dicevo anche verso una direzione più centrata sulle reazioni elementali, che è quella del Guided. Non cambia praticamente nulla se non il set, quindi semplicemente andremo a prendere il set che ci permette di avere maestria elementale e l'aumento della maestria o dell'attacco in base alla comp del gruppo. Semplicemente andremo a cercare molto di più la maestria elementale nelle substat, ma di fatto attacco percentuale, elettro damage, tasso critico, danno critico, non cambia niente. A me piace molto molto di Golden Troop. Di Golden Troop le dà veramente una nuova versione, una nuova vita. Rimane comunque sempre agevole il 2 Gladiator e il 2 Thundering Fury, che comunque permettono di sprigionare dell'ottimo danno. Possiamo giocare in team con doppio dendro, fare l'aggravate e sfruttare di più quella reazione anche col Golden Troop. La possiamo giocare in team adesso anche in Overload con la buona Raiden, anche con l'utilizzo di Chavreuse, che le permette di fare più danno. La possiamo utilizzare anche in tutti quegli altri team dove abbiamo bisogno di una forte componente elettrica, anche se lei non è in campo. Pensate, no, a dei a delle iperfioriture e a delle elettrocharge, se ci sentiamo sbarazzini magari con un aiato in campo. Ecco, non mi veniva la parola. Cignano è un personaggio che molti di voi non vedono spesso e che forse è stato il più maltrattato e è effettivamente uno dei più complicati da far emergere anche con set e con build tirati a lucido in God Tier. Perché è un personaggio che ha tanti utilizzi, fa tante cose e magari è meno verticale su altre, o lo è su cose che attualmente vanno riviste, per dirvi il danno fisico. Attualmente è un personaggio che ancora veste un set che non è proprio adatto a lei, chiama Fioca, Cavalleria Sanguinaria, che è il Bloodstain, penso che molti di voi non l'abbiano neanche visto se giocate da poco, e le permettono di sfruttare al massimo i suoi danni fisici. Possiamo giocarci un emblem, però dobbiamo avere qualche costellazione in più per massimizzarne anche i 6 danni, e quello l'ha un po' aiutata. Oppure cambiare totalmente, cercare una via dello shield support con il Millelith, che le permetta, andando verticali sulla def come non ci fossero domani, di renderla uno shielder che vada in risonanza piro con altri personaggi e possa comunque infliggere, fare i suoi danni. Personaggio che io ho giocato DPS, ho cercato in tutti i modi di giocare DPS e che adesso comincia a vedere un po' la luce con alcune armi ad hoc con i Greatsword, come ad esempio la Redhorn, e che gioco con i pezzi di danno fisico aumentati, come con il solito Oraquillo smontata, però è attacco percentuale, physical damage e poi tasso critico, danno critico in base all'arma che andiamo a mettere. Si può cambiare in emblem con lo stesso modo, o se no si va, come vi dicevo, in un Millelith con def in modo tale da avere l'aumento dello scudo e dell'attacco grazie appunto al suo scudo attivo e alle sue vampate di calore. A livello di armi l'ha aiutata tantissimo la Redhorn. Per lei è un'arma che è stata molto importante perché segue quello scaling della def oltre che all'attacco, che le permette di performare bene dopo la burst sui danni fisici. Gli va danno critico, la def aumentata del 28%, i danni di attacchi normali caricati aumentano del 40% della sua difesa. Quindi per lei quest'arma non vi dico che è fondamentale in questo momento, ma poco ci manca, seguita da una Skyward Pride per avere
l'aumento del danno e la ricarica che le serve per la burst, ma c'è la Snowtombed, che vi va sui danni fisici, avete la Prototype Archaic, avete la White che va sulla difesa, avete altre alternative magari se la volete giocare col Millelite, ecco, lei è una di quelle che spadone sacrificale potrebbe farlo, potrebbe funzionare anche abbastanza bene. Ci sono opzioni un po' più specifiche se avete dei manufatti del Cristo tirati su veramente a pazzi, come il trapasso ululante, per dirvi. Potrebbe essere molto molto importante su di lei. Broken Spine, se ve la sentite durissima per i danni fisici, ci sono delle alternative. Spada d'osso serpente, se la scudiamo magari con qualcun altro, se non lei ha un ventaglio di armi possibili, cioè lei potenzialmente può giocare la qualunque. Il punto è che per vederla veramente, soprattutto in forma di PS, lavorare bene, servono delle cose gigantesche, come ad esempio una Red Horn per tutto lo stat e tutto il kit che lei va ad avere. No, ecco, non ci sono secondo me delle soluzioni a metà che possano soddisfare molti. Per me almeno no, però questa è una scelta di molti di voi. Chi gioca a Xin Yan la gioca veramente perché ha un amore spropositato per questo personaggio. Evidentemente io non ho abbastanza di questo amore, anzi mi vergogno abbastanza. E i team in quale può essere giocata lei sono i soliti, ragazzi. Quando la volete giocare main DPS, ovviamente la dovete affiancare a personaggi che magari sono Bennett, quindi fare doppio piro, inserire dei hydro per andare di papo, mettere anche degli shield, quindi potete andare di geo. Ma se la volete giocare più di support con lo scudo, immaginatevi di metterla in quei team dove va a far risonanza e continua a essere un piro all'interno di un party, di conseguenza Crio, Hydro la fanno tendenzialmente da padrone. Non ho mai provato e non so nemmeno se si può o se ha un senso in Burgeon, magari con delle build alternative inerenti alla maestria elementale, anche se mi sembra un po' uno spreco visto per l'appunto lo scaling e tutte le specifiche sul suo danno fisico. Quindi è un personaggio che mi rende profondamente triste, vi dico proprio la verità, perché è così bello eppure siamo in una situazione un po' così. Andiamo avanti con Ningguang. Ningguang è un personaggio che invece è stata, oltre la sua bellezza estetica non è nulla da non è una novità, ma che ha ripreso veramente senso e ardore grazie al nuovo set di sussurri notturni e quindi alla cristallizzazione. Aumenta l'attacco del 18%, dopo aver usato l'abilità elementare il personaggio riceve un 20% in più di bonus danno da geo per 10 secondi, porta, entro dentro, let's go. Se è protetto da uno scudo ottenuto tramite cristallizzazioni, e lei ne fa, l'effetto aumenta del 150%. Quindi lei, grazie a questo set, dico la verità, giocata in team che gli permettono di fare tante cristallizzazioni, quindi giocarla con Shelling Bennett, lo so che a molti sta sulle palle sta cosa qui, me ne rendo conto, ma con Shelling Bennett o anche altri personaggi che possono essere magari un po' più tipo Kaeya o dei personaggi più idro come Xin Chu, ecco, lei può veramente essere molto interessante da giocare. Veramente, le alternative, ragazzi, sono sempre le solite: o i 4 Petra o i 2 Petra 2 Gladiator finale, che spesso si andavano a giocare, a volte si giocavano anche con Noblesse, con due pezzi del Noblesse per cercare di migliorare e potenziare ulteriormente la burst. Però diciamo che questo set vi toglie un pochettino, secondo me, dall'impedimento della roccia arcaica. Andiamo a vedere anche i plus. No, credo che non venga neanche considerato Sussurri della foresta. Credo che questi siano i manufatti consigliati. E guardate, continuano a essere, questa è una cosa che manco me ne ero accorto, continuano a essere Roccia Arcaica e Ultimo Gladiatore per il 2-2, totalmente ignorando Sussurri, che secondo me invece adesso ha veramente preso molto più piede. A livello di armi, raga, lei gioca, vabbè, al di là del suo lo spray, non mi viene il nome, dello sprayer, che secondo me su di lei funziona molto bene, se avete bisogno del tasso critico, ovviamente la velocità di movimento, ottieni il danno bonus elementari e scala, lei fa tutti i danni elementari che è molto forte, possiamo andare chiaramente in tutte le direzioni che le permettono di avere attacco percentuale. Il dust, per dirvi, può andare bene su di lei,
l'Atlas può, per dirvi, andare bene su di lei, possiamo giocarle il Solar Pearl per dirvi che può essere anch'esso molto utile, anche lei col Solar Pearl funziona bene, Whitsit che è un sempreverde, ormai Whitsit praticamente lo giochiamo, come vi dicevo prima, in qualunque cosa, Blacklip, Dodoko, ci sono un sacco di possibilità che possono essere usate su di lei che non sono neanche esageratamente expensive. Certo, se voi la giocate magari con un vecchio modo di pensare o di giocare con un Noblesse, a quel punto anche Mammazza Draghi li potete mettere. Come la giochiamo? La giochiamo con attacco percentuale, CO damage bonus, tasso critico, danno critico e bonjour finesse. Ultima, ma non ultima, in verità forse a mio giudizio il più bel 4 stelle di sto banner, posso dirlo? Sì, si può dirlo, Yao Yao. Yao, vabbè, è un personaggio dendro che cura, di una facilità disarmante da buildare, HP e dimenticatevela. Magari potete mettergli anche un pochettino di ricarica di energia e dell'healing bonus, ma volendo è abbastanza semplice. E segue le regole di tutti quei di dendro che sono predominanti all'interno del team o che devono andare dietro a qualcun altro che ha quel set, ovvero il Deepwood. Cioè lei o la giocate Deepwood o la giocate Millelith. Se c'è già un altro personaggio che ha il Deepwood, lei la giocate Millelith. Se c'è già qualche personaggio, non c'è nessuno col Deepwood e volete mettere magari un DPS tipo Al, la mettete a lei. Deepwood. Per me, io avendo Naida con il Bosco Profondo, che è il Deepwood, la gioco con Perseveranza dei Milleliti e la gioco, credo, ora, non vorrei dirvi una cavolata, ma è HP la mia. Sì, perché non ne avevo voglia, forse in bonus, ma funziona, funziona e va bene. Avete bisogno chiaramente di ricarica di energia, però alla fine della fiera gli mettete un pennacchio nero o una Favonius Lens se avete bisogno di ricarica. Ovviamente se avete le Favonius ricordatevi sempre del tasso di critico, se no non colpite, non fate le particelle. Oltretutto è presente la Favonius Lens in questo banner. E via, e via senza pensieri. Ora le potete giocare anche le qua ricompensa. La potete giocare con la Kitane se volete fare un po' di Sparavrau, Meravigliao con la Maestria Elementale. Però, secondo me, siamo di fronte a un personaggio davvero easy, davvero versatile e che può tranquillamente giocarsela in tanti posti, in tante posizioni all'interno delle vostre comp preferite. Ovviamente, ragazzi, c'è tutta la questione poi della Maestria Elementale con la Kitane, con la Dragonsbane, che vedete voi cosa fare. Io lo so che alcuni la giocano in Bloom e in Team Bloom esasperati, lì vi divertite voi, però tendenzialmente è una roba che non si fa. Dove la giocate? La giocate in tutti i punti in cui mettereste un healer barra dendro, quindi dovete vedere le reazioni, Iperfioritura, Aggravate Spread e Borgion, o se no l'andate a mettere come supportivo a un main DPS di quel tipo, esempio che vi ho fatto prima, Al, che magari gioca il Guided e lei la mettete di input, o se no magari giocate una Naida, avete bisogno di un healer, non avete Baizu e state giocando magari un Team Nilu, mettete lei col Millelith e tanti saluti, doppio dendro, doppio idro, si vola, personaggio veramente, ragazzi, facilissimo da giocare, metteteli una Oma e vedete che divertimento che divertimento che le tirate fuori. Momento armi, signori. Allora, per quanto riguarda la Primordial Jade, è ironico, è un'arma che non ho, è un'arma che mi manca ed è un'arma che dal day one che cerco, più che altro perché così non mi devo ogni volta prendere l'immaginina, cercarmela e adattarla al video. Però, arma che va in tasso critico e arma che vi aumenta l'attacco. Quindi, è un'arma che va benissimo su Xiao, è un'arma che potete giocare volendo su il nostro Saino, Kino, Sino, come lo volete chiamare, Utao, ma non è la mia preferita perché possiamo allora avere scelte in Maestria Elementale da quel punto di vista. Stesso discorso, non avete niente ricarica di energia sulla vostra Raiden, potete giocarci questa. Però tendenzialmente è un'arma che è molto, molto localizzata su Xiao, anche se un po' più versatile data la sua seconda stat. Kagura's Wrath, il Kagura, è la mia seconda arma che mi manca. E anch'essa vi metto a destra. Questa già è un pochettino più versatile. Recentemente ne abbiamo più parlato anche con altri personaggi in generale. Su Yaemiko è sicuramente l'arma migliore, perché vi permette per l'appunto di incrementare il vostro danno critico e in più gli effetti sui danni da abilità elementale, ma per questo è abbastanza versatile proprio per gli effetti dell'elemental damage sui danni da abilità elementale. Quindi abbiamo da una parte un ipotetico vagabondo, una Yanfei, una Ningguang volendo,
più che per il danno elementare quello. Lisa, ecco, già è più versatile, è più un'arma che si può rigirare tra i vostri personaggi, e che comunque non vedo male. Cioè, all'epoca si parlò anche di Nuvilette come ultima spiaggia, una delle ultime spiagge, visto comunque il fatto che ha delle statistiche che sono interessanti anche per lui. Però ve l'ha giocata abbastanza, ecco, non è un'arma che dici boom, non la gioco mai più. Quindi forse delle due preferisco la Kagura Strat. Andando avanti con le armi, vabbè raga, partiamo col solito Whitsitt, ormai arma del Cristo, cioè 4 stelle, importante, forse la 4 stelle in questo banner più importante, perché è un'arma versatilissima, la giocate veramente su qualunque catalyst che abbia un minimo di potenza offensiva, danno critico e poi avete attacco, danno elementale o maestria elementale, ogni 30 secondi, una delle tre, spesso vanno bene tutte e tre, o comunque due su tre sono quelle che cercate, se non siete proprio sfortunati, è un'arma che il suo lo fa, danno critico da 55,1%, cioè veramente ragazzi ho difficoltà a dirvi su chi non giocarla, cioè Ryosly, la gioca lei, la gioca Eizu, la gioca Lisa, la gioca Yanfei, la gioca il Wandered, la gioca Nuvilette volendo anche, Klee, cioè la potete giocare praticamente su tutti i DPS che hanno del damage output o del potenziale damage output. Chiaramente raffinarla al 5 è un bel colpo. Abbiamo lo Stringless poi, che tutto sommato è un'arma che a me non dispiace e che non mi è mai dispiaciuta, specialmente in quei personaggi tipo 20 che comunque sono anemo, hanno la maestria elementale e gli piace, in più fanno danni da abilità elementari e attributi aumentato, quindi gente come 20 ci va benissimo, gente come magari Yelan se vogliamo andare in anche reazioni, gente come Amber, gente come volendo Tinari, Faruzan lo possono giocare, ma su Faruzan è difficile per la ricarica di energia che volete su di lei, volendo Ganyu se vogliamo proprio mettere della maestria per fare dei danni da reazione. Però è un arco che tutto sommato, grazie anche alla sua substat, è abbastanza versatile, non è proprio malvagissimo, non mi dispiace come arma. Poi vabbè, abbiamo la Favonius Lance, che continuo ogni volta a ripetere per la 100.000esima volta, e qua arriverà il solito che mi commenta ogni volta: Zerga, però anche meno scazzo quando parli delle Favonius, sono 3 anni e mezzo che parliamo delle Favonius e fanno sempre la stessa cosa, quindi sì, sono entusiasta di parlare della Favonius Lance, cavolo, non vedevo l'ora. Arma, no, a parte gli scherzi, arma con ricarica di energia, e però tenete sempre presente che va giocata su coloro che hanno bisogno di ricarica, ma devono avere del tasso critico, perché sennò i colpi da critico hanno il 100% di probabilità di generare una piccola quantità di particelle. Se non critate, le particelle non le vedete. Mika, Yunjin, Kandake, Toma, Shaling, Chavreuse, Rosaria, Yao Yao, tutti, praticamente tutti i support che possono giocare una lancia, questa la possono giocare. Lion's Roar, che dovrei avere su di lei, no, ho la Shigure. Ok, Lion's Roar, che è arma che in verità ha guadagnato value nel tempo anche per l'affetto dell'introduzione delle reazioni elementali, cioè dell'incremento dell'importanza delle reazioni elementali, specialmente quelle elettro, però è molto chiusa a quei due personaggi lì, cioè ora giochiamo su Keqing con l'aumento dell'attacco e l'aumento dei danni contro chi è affetto da piro e elettro. Lei applica elettro, magari abbiamo qualcuno in sovraccarico, ora con Chavreuse si può giocare anche bene. Oppure, per dirvi, un Hayato in Vaporize, perché sono effetti da piro già magari con Shelling Bennett, e arriva lui e dà i colpi di idro, quindi sono effetti da piro e gli fa più danno. Oppure, se vogliamo giocare delle versioni alternative di una di Cookie per fare dei numeri interessanti, o comunque se volessimo andare su personaggi... anche tipo quella gente lì, ma quelle sono cose che io non farei, ecco. Però se si vuol provare a sviluppare un po' di più i danni da maestria su coloro che però sono sempre affetti o da piro o da elettro, quindi che ci ingaiato, poi il resto si apre un pochettino alla vostra fantasia se non avete altre opzioni. Infine abbiamo l'altra Lytic, ha senso metterle Lytic in queste patch perché sono insomma le cose di Liyue,
quindi è un'arma che va a, a prediligere per l'appunto quelle team comp. Avete l'attacco percentuale per ogni personaggio di Liu presente nel gruppo. Il personaggio che equipaggia quest'arma ottiene un incremento dell'attacco e del tasso critico pari a 7 a 3, cumulabile 4 volte raffinato una volta. Non è brutta, perché non è mai brutta nella vita. Chi la gioca? La giocano i main DPS, che sono Diluc, Eula, Peidu, Chongyun, se lo vogliamo giocare in forma così, Xingyan, che però dobbiamo tenere conto della team comp, devono essere personaggi provenienti da Liu. Quindi fare delle team comp che valorizzino questo bonus. Che vi dico la verità, ora così a scazzo la guardiamo anche con la lancia, diciamo, boh, sì, vabbè. Però ho visto in passato, ragazzi, persone che hanno portato in analisi build delle build interessantissime con armi del genere studiate, pensate, ottenendo anche degli ottimi risultati. Quindi non dico che sia una brutta arma, per l'amor di Dio, però rispetto ad altre la specificità e l'effetto curapica che questa ti propone è molto limitante, specialmente su alcune comp. Prendo un riassunto, insomma, di quelli che sono questi due totalmente inaspettati nuovi banner. Allora, personaggi, contando quello che abbiamo, cioè Naida, Shanyun, e contando quello che arriverà, ovvero Chiori, non penso che questi due banner siano dei banner incredibili, anzi non mi piacciono, vi dico la verità, non mi piacciono come banner. Dentro abbiamo un'ottima Yaemiko, probabilmente un'ottima Yao Yao e un interessante Ningguang, però di fatto Yao Yao e Yaemiko, Xiao chiaramente è importante, vi deve piacere soprattutto in base a quello che cambia con Shanyun, ma di fatto Xingyan e Ningguang, seppur sia interessante da giocare in questo momento, non mi fanno impazzire. Prima o poi dovevano tornare Yao Yao e lui, ma soprattutto Yao Yao e lei, non è una brutta idea. Per quanto riguarda invece le armi, è un banner army sicuramente migliore di quello che abbiamo adesso, per me, anche perché nelle 4 stelle abbiamo Favonius Lens, che è sempre utile, Witsit, che è sempre utilissimo, Monocorda, che può essere utile, Lion's Roar, che nel suo piccolo il suo lo fa, anche se molto specifico. Quindi teniamo 3 armi buone. Kagura buono, la lancia è versatile, non ti dico che è brutta, ma è comunque versatile. Quindi secondo me, a livello di banner armi, è meglio di quello che stiamo vedendo adesso, che è proprio brutto per me, e potrebbe essere interessante. Ecco, magari non prendere i PG, ma se volete andare su questo banner armi, se ve la sentite. Con l'arrivo di Chiori al prossimo e sapendo che prima o poi arriverà Florin d'Arlecchino, prevedo che questa fase 2 non sarà molto 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 appetibile, soprattutto alla luce del fatto che la gente sa già quello che c'è dentro e non so come prenderla. Cioè, sono contento perché aiuta un sacco chi pianifica, ed è giusto, forse è anche un modo per cercare di contrastare i leak, ed era anche l'ora. Dall'altra, vediamo se è solo un caso o se è una nuova linea che però mi sentirei di appoggiare pienamente. Ditemi voi, lasciatemi un commento qua sotto. Mi scuso per il ritardo del video, ma realmente avevo progettato tutt'altra giornata. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo live su Twitch. United State of Zerga. Ciao belli.